Matteo che sta facendo gli ultimi preparativi. Stiamo partendo per una meta super mega speciale. Andiamo a vedere se c'è voglia di raccontarci Oh, un ma se po'. la tiri a lucido adesso, ma facciamo 6 ore di viaggio e poi è di nuovo come me, Va dopo diventa bene. nuovo come me. Buon Qua c'è il viaggio. nostro Simone che sta lavorando, lo lasciamo qua al lavoro, ai lavori duri. E noi scappiamo, scappiamo, ma dove? Il nostro Antonio, che avete già visto nei video dove si è andati in pista. Dove stiamo andando di preciso? Lo svegliamo? Lontano. Andiamo No, lontano. lontano, Aspettiamo ancora lontano. un attimo. Ancora un attimo, il viaggio sarà bello tosto. Abbastanza. Vediamo se il nostro Matteo sa guidare davvero così bene come dice. Tanto devo andare dritto. Deve Più andare dritto. velocemente possibile senza prendere multe. Ah, questa qua sarà Quindi. tosta. Faremo un video magari dedicato a come non prendere multe. E vabbè, adesso partiamo, ragazzi. Adesso siamo partiti, ragazzi. Cosa che volevi dire, Matteo? No, dico che faccio video sui cambi che si spaccano, alla fine dobbiamo fare un bel viaggio lungo. Speriamo non si spacchi, dai. Ma no, non succede mai niente, Altrimenti, se c'è qualche problemino, facciamo proprio il video in diretta. Problemino in dai. diretta. No, 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 spero di Speriamo di no. Arrivati in hotel dopo quante ore? Alla fine si è partiti alle 5, 6 ore e mezza. Abbiamo fatto cosa? 700 km, 600 km. Tempo di andare a dormire e domani mattina vi spieghiamo tutto. Eccoci, tutti belli pronti. Fa vedere l'outfit spettacolare, marchiato Gearworks. Guardate che eleganza. Colazione e poi si parte. Che danno anche i baby bella colazione qua. Oh, era abbastanza sortita, comunque c'è un bel po' di roba. Eccoci qua adesso all'entrata e entriamo all'interno di Audi. Allora, ci ha fatto fare un tour dell'azienda, ovviamente non possiamo usare la telecamera né niente, ci ha fatto vedere tutta la produzione della GT2, GT3 e altre vetture e soprattutto ci ha dato un po' di anticipazioni perché praticamente dice che stanno trattando con la McLaren per ritirare tutto, però vogliono troppi soldi e nel 2026 vogliono fare Formula 1 e hanno, da quello che ho capito, hanno disponibilità economica alta da spostare anche la produzione qua dei motori o tutto il centro Formula 1 qua, quindi senza tenerlo in Inghilterra, però stanno ancora anche loro cercando di chiudere l'accordo. Qui siamo nella living room, si lasciano usare la telecamera, qua ci sono due auto esposte, l'R8 GT2 e un'altra macchina Le Mans, lì tutti i trofei principalmente di Le Mans che hanno vinto. Figo, eh? Anche software eccetera, la macchina è totalmente diversa dall'altra, ci sono molte, c'è cioè molto più tecniche, molte più cose da sapere, anche solo il launch control è un casino e C'è da divertirsi e sì, provare. però bello, bello.
Abbiamo fatto un corso tecnico che è durato un paio di ore, dove ci hanno spiegato tutte le novità della vettura, ovviamente il setup che è diverso, perché loro hanno fatto il mondiale l'anno scorso con 4 macchine per fare esperienza e collaudare praticamente la macchina e i particolari, e dalla base della loro esperienza poi hanno deciso di a inizio anno di venderla anche ai clienti privati, quindi ci hanno spiegato un po' tutta le loro esperienze, la loro storia e ovviamente tutto materiale utilissimo, perché sono prove che loro hanno già effettuato. Adesso andiamo a pranzo con loro e parleremo un po' del più e del meno, e purtroppo anche di tutte queste macchine elettriche che ormai è il futuro, siamo finiti. Ecco qua, ci hanno spiegato che c'è il circuito che utilizzano per la Driver Academy, e il problema è che non possono usare le macchine da corsa perché fanno troppo casino. Un cannone, guarda che roba, con lo scarico tipo Alfa 75, guarda lì. Abbiamo fatto un corso di 2 ore che ci ha spiegato comunque tutte le evoluzioni della macchina nuova, e più o meno vi dico le evoluzioni principali rispetto alla prima serie. Allora, principalmente la macchina è tutta nuova, completamente nuova. C'è solo il filtro dell'aria che è uguale a quella vecchia. Il motore completamente riprogettato, anche la turbina, hanno messo una turbina, una Garrett, che è molto più grande. E visto che avevano problemi di comunque il surriscaldamento del vano motore, hanno tagliato il cofano e il vano motore è più largo e quindi ci passa molta più aria per aiutare proprio il raffreddamento. L'intercooler l'hanno modificato, più grande, anche i radiatori dell'acqua li hanno modificati, e principalmente la grossa differenza tra questa e quella vecchia è che questa è una macchina da corsa fatta e finita, la vecchia invece era molto derivata dalla serie. E altre cose importantissime sono l'avantreno, che è completamente diverso, ha delle regolazioni molto più fini. I mozzi ruota ovviamente sono molto più grandi e sono proprio da macchina racing. I freni hanno un raffreddamento in carbonio, e finalmente i cerchi anche sono dei cerchi molto più rinforzati rispetto agli OZ vecchi che si piegavano ogni 3 curve. Successivamente hanno modificato anche il retrotreno parecchio. Da qua non si vede, però comunque hanno aggiunto sempre i mozzi ruota stile quelli davanti col centraggio del cerchio proprio racing, e soprattutto hanno aumentato le regolazioni. Addirittura c'è la barra antirollio che si toglie la ruota, si sfila proprio per cambiarla rapidamente. Puoi regolare anche il caster posteriore, si può regolare anche l'altezza del telaio posteriore in base al rake che bisogna dargli, ed è una macchina comunque che non ha niente a che vedere con la prima serie, cioè un progetto, ovviamente ci sono 5 anni di differenze, si vedono tutti, soprattutto anche dall'elettronica interna, che adesso è diventata bella complicata. Posteriore è molto più curato anche a livello di aerodinamica, hanno fatto l'alettone con l'attacco in avanti, e ci spiegavano che hanno cercato di fare una cura in galleria del vento sia funzionale che estetica, quindi hanno dedicato tantissimo tempo per unire comunque il design con proprio quello che serviva a livello di aerodinamica rispetto ad altre macchine, che vedi proprio l'allargamento fatto in qualche maniera. Facciamo vedere anche internamente com'è il sedile. Praticamente ci hanno spiegato che è lo stesso, perché lo produce Audi, è un sedile proprio progettato da loro, è lo stesso che usa l'R8. E internamente la macchina è bellissima, perché è pulitissima,
ha tantissime funzioni sul volante, anche la tastiera vedete che è di nuova concezione. Il cambio questa volta è uno Yuland, è attuato ad aria ed è un cambio nettamente più prestazionale rispetto al Saddle vecchio che era elettroattuato. Hanno la nuova versione, adesso hanno la centralina magnetica Marelli unificata con da 1 a 5 regoli da potenza e poi in base alla federazione al BOP ti bloccano e ti piombano la potenza, poi ti regolano anche il peso in base a quello, al BOP che serve per la gara. Comunque in generale è una macchina che, cioè, io esteticamente io pensavo vabbè, l'hanno migliorata, è tutta un'altra macchina, completamente diversa anche come progetto, sono ripartiti da zero, penso che non abbia niente in comune con quella vecchia a parte il filtro dell'aria. La useremo praticamente subito perché vogliamo andare in gara a Misano a inizio giugno. Dispiace perché la macchina è perfetta e sinceramente avere una macchina da corsa che odora di nuovo dentro è una roba, per un appassionato, una roba fuori di testa. Fateci sapere se questo video vi è piaciuto e se vi piacciono i contenuti comunque sul TCR, visto che altri video avevano fatto comunque poche visualizzazioni. Se vi possono interessare lasciatelo nei commenti e vedremo di creare una serie dedicata.